suo sorriso. Chi sa vederlo può toccare il paradiso con me nell'infinito. Buon pomeriggio, ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria, buona vigilia dell'Assunzione di Maria in cielo. In queste ore si respira proprio quest'aria. Domani non è tanto per noi la festa di Ferragosto, non è Ferragosto, ma è la festa di Maria Assunta in cielo. Quindi tocchiamo un po', respiriamo un po' l'aria del paradiso. Perché Maria Assunta in cielo in anima e corpo. Quindi toccheremo un po' tutti questi temi, vedremo anche come prepararci a questa bellissima festa di domani. Ma procediamo con ordine. Paradiso. Allora, tra qualche istante riprendiamo la lettura di questo libro bellissimo, Mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate dalla veggente Visca, tra pochi istanti. Vi ricordo che siamo in video diretta anche sulla nostra pagina Facebook, in modo che con l'audio possiate seguire le immagini che accompagnano questa lettura davvero particolare. Prima però io volevo invitarvi, ma proprio lo faccio proprio con tutto il cuore, ma proprio di cuore ve lo dico, volevo invitarvi a guardare e a condividere il più possibile ai vostri cari, ai vostri amici, ma prima guardatelo voi. La festa della risurrezione di Suor, di Madre Elvira, tornata alla casa del padre qualche giorno fa, e giustamente è stata definita la festa della risurrezione. Io ho avuto l'opportunità di seguirlo tutto poi la sera. Ho atteso qualche giorno prima di parlarvene perché io, con me funziona sempre così. Prima voglio proprio, come dire, assorbire il tutto e poi, ecco, davvero le esequie. Ma meglio dire, la festa della risurrezione di Suor Elvira è stata un abbraccio, una vera esperienza di fede, un abbraccio di fede eccezionale. Vi prego di condividerlo il più possibile, per questo vi ho linkato sulla nostra pagina Facebook ufficiale di Radio Maria, proprio dalla comunità Cenacolo, il link. Così se voi cliccate lì e lo trovate sulla nostra pagina Facebook, vi si apre e potete seguirlo tutto. La prima parte dove loro hanno ripercorso tramite il recital la vita di Suor Elvira e poi le esequie. Perché vi prego di guardarlo, pensarci su e poi condividerlo? Perché noi oramai da tempo siamo caduti in una trappola davvero sottile, l'inganno totale. Mai come negli ultimi tempi ci vengono presentati sui giornali, televisioni, le dipartite, le esequie, piene di inchini, di ammirazione, le liturgie a volte sono liturgie laiche o quasi laiche, e presentano così come se fossero maestri, maestre di questo mondo che noi seguiamo accecati, sposiamo tutto, e invece sono dei poveri disperati che arrivano alla fine e non sanno più dove guardare. A volte si vantano di essere senza Dio, ci fanno credere che essere senza Dio è esaltante, è libertà, è modernità. Ma sapete come si dice? Lasciate che il mondo beatifichi i suoi, oppure lasciamo che i morti seppelliscano i morti. Vero? Ci vengono presentati proprio maestri e maestre di non valori, chiaramente anticattolici, che attaccano, odiano tutto ciò che è cattolico. Quindi
Allora, dico, voi guardate, vi prego veramente, guardate, seguite con attenzione, poi condividete più che potete la festa della risurrezione di Madre Elvira. Siamo un po' diventati degli allocchi, perché basta un personaggio di qualsiasi livello che i media poi decidono di lanciare perché a loro serve per determinati scopi, noi subito abbocchiamo. Basta siano contro i valori del Vangelo, i valori cristiani, e quindi tu schizzi su. E se sei così, se tu vai contro i valori, ma poi non sono i valori, proprio questi, quelli basici proprio, è perfetto. Perché sei coerente così, senza retorica, sei battagliero, sei battagliera. È un mondo pieno di confusione. Bene, devo anche dire un'altra cosa, sono davvero contenta di aver dato retta a Padre Livio, che da tempo, credo almeno un paio d'anni, mi chiedeva proprio di preparare la versione radiofonica di questo Mille incontri con la Madonna di Padre Bubalo, Le domande a Bisca. Io rimandavo sempre perché dicevo non mi esce bene, non, veramente temevo di non riuscire a lavorarla bene, avevo paura di sminuirla, di banalizzarla, no, questa versione. Invece in diretta con voi mi accorgo che piace, sta venendo bene, quindi è importante. Siccome degli amici mi hanno mandato delle fotografie, era tanto che non si vedeva Bisca, non la si sentiva, oramai non danno più testimonianza, quindi tu non tocchi più con mano, diciamo così. Era veramente da tanto. Noi abbiamo questa grazia a Radio Maria di risentire spesso le interviste fatte da Padre Livio, i primi anni delle apparizioni, ma ultimamente, negli ultimi anni, non portano più la testimonianza. Qual è il fatto? Che quando parlano loro, ragazzi, ti arriva una ventata di fede che ti spazza via tutto, eh? Bastano pochi minuti. Allora, dicevo che delle mie amiche mi hanno inviato delle fotografie, non so da dove le abbiano prese, dai social, credo, delle fotografie di Bisca che è andata, no, alla festa della risurrezione di Sor Elvira ed è stata fermata all'esterno, perché all'interno non ha parlato, ma all'esterno qualcuno l'ha fermata, l'ha salutata e le ha fatto qualche domanda. Lei, figurati, sempre pronta col sorriso a rispondere a tutti senza problemi. Quindi ha parlato per pochissimi minuti a questo gruppetto di persone. Oh, le sono bastati 4 minuti, forse anche meno, un paio di risposte a 2 domande veloci per portare una ventata di fede pura, fresca, cristallina, che ti spalancava il cuore, ti faceva respirare. Perché poi lei parla proprio delle cose di Dio, della Madonna, te le fa vivere, te le fa gustare, no? E poi noi corriamo dietro a chi? Boh. Qualcuno mi sta chiedendo su WhatsApp, e rispondo tanto volentieri, se la festa della risurrezione di Madre Elvira, se è quella di quasi 4 ore, assolutamente sì, della comunità, assolutamente sì, è proprio quella. 4 ore perché sono partiti verso le 14 e sono arrivati alle 16:30, poi c'è stata tutta la cerimonia, la celebrazione, quindi tutta la parte prima è
questo recital bellissimo, va bene, ma quello che io vi prego veramente di seguire è la seconda parte, a partire, se la seguite tutta meglio, ma dalle 16:30 in avanti è un'esperienza di fede guardare questo, ve l'assicuro. E oggi non ne vediamo molto, non ne vediamo cose così, eh? Quindi noi vi abbiamo postato il link, così se volete basta cliccare lì, 52 minuti fa, sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro canale Telegram. E come titolo abbiamo messo «Da non perdere e da condividere, quando si vive la fede in Gesù Cristo. Io vado ben tranquilla e felice e canto già, davanti a me si spalancherà qualcosa di grandioso». Mettete pure i commenti, che poi vi leggo tanto volentieri. Mettete le vostre considerazioni, cosa pensate. E vi prego, usate sempre la vostra fede e la vostra testa. Non lasciatevi ingannare da niente e da nessuno. Allora, a questo punto io riprendo con, tanto volentieri, mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate dalla veggente Visca. Mentre sto per riaprire il libro a pagina 59, 1981, siamo proprio nel primo anno delle apparizioni, vi prego anche di preparare il diario, perché poi, tra un quarto d'ora circa, diamo degli spunti per prepararci bene alla festa dell'Assunzione di Maria al Cielo domani. Quindi preparate tutto quello che vi occorre. Sì, poi parliamo anche di Padre Kolbe, perché è un episodio che in pochi conoscono, ma che voglio leggervi tra poco. Una cosa alla volta ci arrivo, Allora, da mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate dalla veggente Visca in questo libro, documento preziosissimo di padre Janko Bubalo. Partiamo con la domanda di padre Janko, siamo a pagina 59, capitolo 11, inizio della recita del Padre Nostro in chiesa. Janko, Visca, sarebbe interessante stabilire quando voi, gruppo dei veggenti, avete incominciato a venire pubblicamente in chiesa. Si può tentare di stabilirlo o no? Visca, certo che sì, però non ti so rispondere con esattezza. Credo sia stato dopo una decina di giorni dalla prima apparizione, durante la messa della sera. Ma chi può ricordare tutto di quei momenti? Qualcuno mi ha detto che quella messa fu registrata ed è stata il 2 luglio. Mi hanno detto che è stato registrato anche che noi, dopo la messa, abbiamo recitato i 7 Padre Nostro con il popolo. È vero, Visca, è proprio così. È un nastro che ho sentito anche ultimamente e secondo la registrazione risulta che voi avete recitato con il popolo in chiesa i 7 Padre Nostro nei giorni 2 e 3 luglio. Quel giorno avete pure detto qualcosa alla gente in chiesa. Ti ricordi di chi hai parlato? Ti ricordi che cosa hai detto? Sì, mi pare che abbiamo detto qualcosa io e il piccolo Jacob. Gli altri non sei riusciti a convincerli. Sai, padre, non è tanto facile parlare. Va bene, Visca, ma come vi è venuto in mente? Ah, ci ha costretti il parroco. È stato molto difficile, ma dovevamo farlo. Ho capito, Visca. Senti, ti piacerebbe sentire adesso come si sono svolte quelle cose? Ma sì e no, padre. So che è stata una cosa povera. Per l'emozione io non sapevo più dove stavo. Però se hai qui il nastro possiamo anche ascoltarlo un po'. Va bene. Ecco, a questo punto il libro riporta proprio
diciamo, il brano principale di questa registrazione che padre Janko ha tra le mani. Allora, il parroco era Fraioso, che dice ai fedeli presenti in chiesa: adesso i ragazzi che hanno avuto l'apparizione e il loro incontro con la Madonna vogliono pregare per voi, per i vostri cari che sono a casa. Non parlate, non parlate. Sì, sì, li vedrete tutti. Ecco, a questo punto il gruppo dei ragazzi veggenti recitano 7 Padre Nostro, Ave Maria e Gloria. Poi riprende Fraioso la parola. Ecco, adesso le ragazze vi diranno qualcosa, non so che cosa. Probabilmente vi parleranno delle loro esperienze di questi giorni e spero le capirete bene. Adesso vi parlerà un ragazzo che voi non vedete perché sta dietro l'altare. E Padre Oso si riferisce a Jacob, che è il più piccolo, era proprio un bambino, quasi quasi non arrivava col naso all'altare, stava sotto perché è piccolo di statura. E allora Jacob comincia a raccontare e dice: io oggi ho chiesto alla Madonna di lasciarci qualche segno. Lei mi ha fatto un cenno affermativo con la testa e poi è scomparsa. E prima di partire ha detto: addio, cari miei angeli. Ecco, qui si conclude questo pezzo di registrazione che padre Janko fa ascoltare a Visca. E riprende la domanda. Ecco, Visca, vedi come sono andate le cose? Tu credi che adesso si svolgerebbero diversamente le cose? Visca: sì, ma non di molto. Non è facile, padre, non è facile. Visca, lasciamo stare. Allora, piuttosto dimmi se da quella volta in poi siete andati ogni volta in chiesa a pregare con la gente. Sì, ma non tutti i giorni. Delle volte c'è stato qualche impedimento. Quale impedimento? Sì, delle volte ci nascondevano. Proprio così, ci nascondevano. Ma come vi nascondevano o vi nascondevate? No, no, ci nascondevamo noi. Ma da chi? Dalla polizia oppure per altri motivi? Ah, ho capito, Visca, mi ricordo. Si tratta di quando all'inizio qualche volta avete avuto delle apparizioni della Madonna in canonica. Sì, proprio allora, però lasciamo stare, perché di questo abbiamo già parlato. Ah, lo so che ne abbiamo già parlato, ma da una registrazione si nota che proprio in questo tempo, esattamente il 10 di luglio, non siete venuti in chiesa e neppure ci sareste andati. Questo lo disse il parroco pubblicamente all'altare. Questa volta è Visca che fa una domanda a padre Bubalo. E ha detto anche il perché? No, non l'ha detto il perché. Lui ha semplicemente informato il popolo. Ecco, è meglio che il parroco non lo abbia detto, sai? Perché questo fatto accadde proprio all'epoca in cui ci nascondevamo dalla polizia. E perché vi nascondevate? Non lo so. Forse nessuno ci avrebbe fatto niente, ma chi può saperlo? In fondo ci hanno spaventati parecchio. Va bene, allora cerchiamo di concludere questa parte. Possiamo dire che già dal 9° giorno, dalla prima apparizione, avete incominciato a recitare abbastanza regolarmente in chiesa i 7 Padre Nostro col popolo. Lo dici tu, padre, e tu sai quello che dici. Bella questa battuta. Va bene, chiude padre Janko. In realtà sappiamo già come poi si sono svolti i fatti, ma ne riparleremo più avanti, Visca. Senti, Visca, tutti ne avete parlato. Anche nei tuoi quaderni, da qualche parte ci sta scritto che la Madonna ha pregato e cantato con voi. Sì, è vero. In modo particolare all'inizio, finché ci è apparsa sul podbordo, ma ancora di più quando ci appariva giù, in paese.
Ho capito, però a me interessa, e può darsi che interessi anche agli altri, sapere qual è la preghiera che la Madonna recitava più volentieri. Ma recitava le preghiere che recitavamo noi, solo che non ha mai recitato l'Ave Maria. Davvero? Proprio mai? Assolutamente mai. E cosa faceva lei mentre voi recitate l'Ave Maria? Sorrideva un po', era molto felice. Senti, qualche volta mi hai raccontato che è la Madonna a guidare la preghiera. Sì, tante volte. Ecco, hai visto che fa così ogni giorno. Ho capito. E che cosa intona lei? Ma l'hai sentita alcune sere fa, alla fine dell'apparizione? Lei intona il Padre Nostro e il Gloria al Padre, e noi le andiamo dietro. Senti, ma Visca, la Madonna ha preferenza per qualche preghiera in particolare? Forse per il Credo, perché lo recita sempre con molta enfasi. E ha detto anche a noi e alla gente di recitare più spesso il Credo. Caspita, forse questo perché al posto di coloro che non credono? Sì, sì, certo, e ce l'ha detto anche tante volte. Senti, però c'è una cosa che non mi è chiara. All'inizio dell'apparizione voi incominciate a pregare ad alta voce, almeno il Padre Nostro, e ancora qualcos'altro, finché arriva la Madonna, allora vi inginocchiate, e in un modo che per noi altri non è percepibile, voi conversate con la Madonna. Ecco, di solito poi alla fine rispondete e recitate almeno il Padre Nostro e il Gloria al Padre. Però voi non pronunciate mai le prime due parole. Padre Nostro, Gloria al Padre. E certo, Padre, perché le incomincia la Madonna e noi seguiamo. Non possiamo cominciare noi, perché noi non sappiamo quando è il momento di incominciare. Lo sa lei. Capito, Visca, ho capito. Allora questo è proprio così. Però ho notato un'altra cosa interessante. Ordinariamente, quando la Madonna incomincia il Padre Nostro, tu continui dopo di lei. Invece l'altra sera è stato il piccolo Jacob a cominciare. E di questo sono rimasto contento, Visca. Ah sì? E perché? Perché mi ha tolto un piccolo dubbio che cresceva in me riguardo a lui. Invece adesso è tutto a posto. Meglio, sono contenta allora. Visca, questo è a posto, ma non mi hai detto ancora quale canto preferisce la Madonna. Ma lei più di tutti, vieni, vieni Signore, questo canto tante volte l'ha intonato lei e lo si è cantato anche 2 o 3 volte nel corso di una stessa apparizione. Davvero lo ha intonato lei? E anche qualche altro canto? Sì, anche Cristo nel tuo nome. I suoi canti preferiti sono questi due. Vieni, vieni Signore e Cristo nel tuo nome. Va bene, adesso mi interessa sapere un'altra cosa. Quando la Madonna comincia un canto, voi come fate a prendere il suo tono di voce, ad intonare con la sua voce? Ma Padre, che cosa possiamo prendere? Chi riuscirebbe a prendere la sua voce? Così melodiosa, in modo particolare noi, così esperti. Noi cantiamo a modo nostro. Tu ci conosci, grazie a Dio. Ma la Madonna ci ascolta lo stesso, e volentieri. Va bene, Visca, ma per quello che ne so, è da tanto tempo oramai che non cantate più con la Madonna durante l'apparizione. È vero, non cantiamo più. Non cantiamo da quando ci incontriamo con la Madonna in chiesa, nella stanzetta di fronte alla sagrestia. Sai, sarebbe un po' scomodo. Non inizia né lei né noi. Di solito durante le apparizioni in chiesa si prega. Allora il canto non sarebbe opportuno.
Ho capito. Allora, quando pregavate e cantavate con la Madonna, gli altri vi potevano sentire? Ma padre, che cosa ti succede? Anche tu sei stato presente tante volte durante le apparizioni. Sai benissimo come succede. Tutti quelli che sono presenti sentono quello che noi preghiamo e cantiamo con la Madonna. Solo che la Madonna la sentiamo solo noi e nessun altro. Lo so, Visca. Veramente anche io mi ricordo bene di tutto questo, però volevo sentirtelo dire. Dimmi ancora, che atteggiamento ha la Madonna quando prega? La Madonna resta in piedi mentre prega? Sì, sta sempre in piedi. E come tiene le mani? Le mani la Madonna le tiene allargate, solo qualche volta le tiene giunte, in genere al Gloria al Padre. Senti Visca, una volta mi hai detto che durante il Padre Nostro la Madonna tiene le mani diversamente dal solito. Sì, è così. Le tiene ancora più aperte, alle palme rivolte all'insù. E vi ha mai spiegato il motivo di questo atteggiamento? Ma noi non glielo abbiamo mai chiesto e lei non ce ne ha mai parlato. E mentre cantava con voi come stava? Lo stesso, con le braccia aperte. Ho capito, Visca, però non mi hai ancora raccontato come canta la Madonna. Ma padre, cosa vuoi che ti racconti? Questo non si può esprimere. Bisognerebbe sentirla. È una cosa angelica, angelica come si suol dire. Però altro che angelica, io ho sentito gli angeli in paradiso. Li ho sentiti, sai? Io gli angeli in paradiso li ho sentiti, padre. Però la Madonna è la Madonna. E secondo te, Visca, quali canti lei sa cantare? No, padre, me lo chiedi sul serio o per scherzo? Te lo chiedo sul serio, perché dovrei scherzare? Guarda, padre, mi sembra che tu stia scherzando, eh? Perché pensi così? Perché? Perché la Madonna sa tutto quello che le occorre, eh? Ah, vabbè, allora la Madonna mi perdoni questa, va? Non mi hai ancora detto però come parla la Madonna. Pensi a quale lingua parla con noi? Con noi parla la nostra lingua, il croato, altrimenti noi come la capiremmo? E Visca, che voce ha la Madonna? Padre, della sua voce ho già parlato. È più bella di quella degli angeli e io li ho sentiti. Quando parla, è come se cantasse. È proprio una voce meravigliosa e basta, non si può dire altro. Va bene, Visca, allora chiudiamo così e ti ringrazio molto. Ci fermiamo allora con mille incontri con la Madonna, le apparizioni di Medjugorje raccontate dalla veggente Visca, almeno quelle dei primi anni, perché sono i primi tempi delle apparizioni raccontate
da Visca, e nei prossimi pomeriggi proseguiremo con l'inizio delle apparizioni in chiesa, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi è la festa di San Massimiliano Kolbe. Conosciamo benissimo tutti quanti la sua vita, il martire che ha offerto la sua vita per un padre di famiglia. Portato al campo di concentramento di Auschwitz. Insomma, conosciamo bene la sua vita. Volevo solo ricordare un episodio che riguarda Massimiliano da bambino. Sapete che il nome Massimiliano vuol dire il più importante della famiglia? Lui nasce in Polonia, in una città che a quei tempi era occupata dalla Russia. Da bambino una volta fece uno scherzo che alla mamma non andò giù e quindi lo rimproverò per quello scherzo. Passa un po' di tempo e la mamma vede che il suo bambino, il piccolo Massimiliano, aveva cambiato atteggiamento. Era diverso. Spesso lo sorprendeva che pregava piangendo davanti a un piccolo altare nascosto tra due armadi. Allora la mamma comincia a preoccuparsi perché vede il suo bambino una volta, due volte, tre volte che si nasconde, piange mentre prega, e la mamma chiede a lui cosa sta capitando. È preoccupata. Gli chiede di raccontare cosa sta accadendo. Allora il bambino una volta decide di confidarsi con la sua mamma. E gli racconta: mamma, quella volta che tu mi hai rimproverato, ho chiesto molto alla Madonna di dirmi cosa sarebbe stato di me. La stessa cosa poi l'ho fatta in chiesa, di nuovo l'ho supplicata, che cosa sarebbe stato di me. E una volta ho visto la Madonna. Teneva tra le mani due corone, una corona bianca e una corona rossa. La bianca voleva dire che mi avrebbe preservato nella purezza e quella rossa che io sarei stato martire. Io ho risposto che avrei accettato, anzi le accettavo tutte e due. Lei mi ha guardato con dolcezza ed è scomparsa.